Gentili telespettatori, un saluto e un ricordo di quello che è un argomento che abbiamo trattato, ma che oggi ha trovato una sua ulteriore specificazione grazie a una sentenza della Corte di Giustizia europea. La materia è quella della garanzia post vendita. Cos'è la garanzia post vendita? È la garanzia che il venditore deve fornire al consumatore una volta che gli vende un bene. E quindi se questo bene non è conforme a quello che era stato promesso in vendita, vi è una esigenza da parte del consumatore di avere quello che gli era stato promesso e l'obbligo da parte del venditore di garantirglielo. Ricordiamo che il concetto di conformità del bene è più ampio di quello di un semplice difetto. Lo comprende, ma non lo esaurisce. Quindi, il difetto di conformità può essere anche costituito dal fatto che quel bene non funziona e quindi ha questo difetto. Ma la conformità, come dicevamo, va ben oltre e quindi può anche consistere nel fatto che io ho acquistato un bene che aveva determinate caratteristiche e poi mi accorgo che invece quel bene ha altre caratteristiche, funzionalità, eccetera. Ecco, allora di fronte a questi casi il consumatore ha una garanzia e naturalmente cosa fa? Decide di attivarla. Un consumatore si era rivolto, stiamo parlando di Germania, si era rivolto a una società che vendeva, una catena che vendeva materiale elettrico ed elettronico. Aveva avuto un problema e nel cercare di mettersi in contatto con questa rete commerciale, era stato invitato a fare delle telefonate. Allora, questo numero che fu indicato per contattare l'azienda era un numero che corrisponde, il prefisso tedesco corrisponde a quello che sono i numeri a pagamento. Quindi il consumatore si era ritrovato a effettuare tutta una serie di telefonate per avere la garanzia sul bene, che però avevano comportato un onere e quindi un costo eccessivo, perché erano tutta una serie di telefonate di quelle che appunto sono con oneri a carico eccessivi per il consumatore di quelle appunto che esistono nella realtà commerciale in maniera purtroppo diffusa. La Corte di Giustizia europea ha chiarito che questi numeri a pagamento che le società venditrici mettono a disposizione dei consumatori per la gestione, diciamo, di tutta la fase del reclamo, in cui appunto hanno da lamentare qualcosa rispetto al bene che hanno acquistato, non possono essere numeri che hanno come onere quello di un servizio extra, ma devono essere oneri pari a quelli delle telefonate standard. Quindi è questo, sia che la telefonata venga da un numero fisso, sia che la telefonata venga da un numero mobile. Quindi quelli che sono i costi devono essere i costi standard di un numero fisso, i costi standard di un numero mobile. È chiaro che il consumatore a questo punto ha questa facoltà. Ma perché ha questa facoltà? La Corte di Giustizia europea lo ha spiegato, perché non è soltanto il costo in più che va ad aggravarsi sul consumatore, ma
Questo costo in più rischia di andare ad intaccare l'esercizio legittimo da parte del consumatore del diritto alla garanzia, perché ha chiarito la Corte, se il consumatore vede che quella telefonata ha un costo eccessivo, può essere costretto ad abbandonare il reclamo. Lascia stare, non protesta, non chiede la garanzia. Quindi questi costi eccessivamente oneroso, comunque maggiori a quelli che sono la media standard di un reclamo, sono stati visti anche come dei costi che vanno a incidere sulla libertà del consumatore di reclamare i propri diritti, sulla libertà del consumatore di esercitare i propri diritti, sulla libertà del consumatore di avere riconosciuto quello che gli spetta. Perché a quel punto, se il consumatore lascia stare e quindi rinuncia, è chiaro che si tratta di questo, diciamo, costo eccessivo e anche non soltanto un lucrare su quelli che sono i costi, ma è una sorta di ostacolo che viene frapposto affinché il consumatore possa difendersi e reclamare quello che gli spetta. Questo è importante perché vi rendete conto, è un ulteriore esempio di quelli che sono una serie di trucchetti che le aziende mettono in atto per non dare la garanzia. Diciamo che questa normativa sulla garanzia post vendita ha dovuto scontare un inizio non facile, perché spesso veniva negata, spesso veniva detto che la garanzia di 2 anni non esisteva, spesso veniva detto che la garanzia era di 1 anno, che era di 6 mesi, che il vizio doveva essere denunciato entro 7 giorni, tutte queste cose. No, il consumatore ha diritto di denunciare un vizio entro 2 mesi dalla scoperta e questa garanzia vale per 2 anni. E ancora oggi noi dobbiamo fare i conti con questo tipo di risposte, quindi i consumatori ancora oggi si sentono dire che la garanzia non è di 2 anni perché bla bla, in questo caso suo è diverso da quella della norma, ma ancora di più questi espedienti confermano che c'è un tentativo da parte delle aziende di eludere la normativa e non garantire i consumatori, ma ancora di più dobbiamo dire che anche in Italia, in qualche modo, su questi numeri a pagamento, anche se in altri settori, eccetera, vi sono state anche delle pronunce da parte dell'antitrust che hanno appunto hanno sanzionato le aziende che mettevano in atto questo comportamento appunto perché comportavano un eccessivo costo per il consumatore, un aggravio di costi. Anche in questo caso è stato ritenuto il motivo fondamentale, che è quello dello scoraggiare il consumatore. Ecco, allora rendiamoci conto che rispetto a quella che è la garanzia post vendita, questa pronuncia può avere una sua importanza. Qualcuno potrebbe dire appunto, ma questo tipo di costi alla fine sì, c'è chi li può sostenere, c'è chi non li può sostenere. Allora, il problema non è la rilevanza di questi costi, il problema è l'illegittimità del comportamento. In ogni caso i costi sono reiterati perché sappiamo benissimo che poi nella gestione di un reclamo il tutto non si risolve con una semplice telefonata, magari la telefonata dura tanto e ti rimbalzano da un ufficio all'altro, quindi la questione è diciamo non secondaria. Anzi, è importante che i consumatori che subiscono questo tipo di comportamento da parte delle aziende facciano le opportune segnalazioni, perché più c'è una reazione rispetto a questi trucchetti, come l'abbiamo definiti poco fa, più c'è la possibilità che le aziende l'aspettino, anche perché appunto possono essere qualificate anche come pratiche commerciali scorrette per come sono state. E quindi una pratica commerciale scorretta può anche essere sanzionata. Rendiamoci conto che il consumatore non può, nell'esercizio del diritto alla garanzia, essere messo di fronte a tutta una serie di ostacoli che
che gli impediscono di avere quello che gli spetta. Anzi, il codice del consumo, che recepisce la direttiva europea sulla materia, ha stabilito che la garanzia deve essere fornita al consumatore nel più breve tempo possibile, senza oneri e senza creargli disagi. In questo caso la garanzia non viene data né senza oneri né senza disagi, e chissà poi i tempi quali sarebbero stati.